Siamo in una delle tombe più grandi della necropoli della Scaglia, questa necropoli che è riemersa nel corso di quest'estate con il grande lavoro da parte eh, dei volontari che hanno eh, tolto eh, le erbacce, hanno tolto la vegetazione che nel frattempo era entrata all'interno eh, delle tombe, tombe proprio come questa che vedete alle mie spalle che come detto è quella più grande, ma ce ne sono altre 40 anche con aspetti decisamente misteriosi, ci sono eh, delle eh, incisioni con delle su alcune, altre riportano invece delle date, per cui sicuramente un sito molto interessante che però era sconosciuto ai tanti cittadini di Civitavecchia con la vegetazione eh, a farla da padrone e quindi un posto quasi dimenticato dalla città eh, che lo ospita. Una necropoli, come detto, probabilmente legata alla necropoli della Mattonara, che si trova più vicina al mare, in un posto bellissimo che si trova eh, sullo stradone di eh, Sant'Agostino, praticamente sulla statale Aurelia. Posto che è stato riportato alla luce, come detto, dai volontari, per cui adesso si aprono eh, le eh, visite per eh, scendere appunto all'interno eh, di queste eh, tombe. Alcune veramente eh, particolari, come quella che vedremo più avanti, con un tunnel addirittura lungo 16 metri, la fine del quale non si riesce a vedere. Per cui, sicuramente, è un posto molto interessante che adesso sarà alla disponibilità dei cittadini. Come nasce l'idea di ripulire questo posto? Come detto, un po' sconosciuto? No, no, completamente sconosciuto, in pochissimi lo conoscono. E noi in verità abbiamo iniziato a gennaio pulendo la, la presunta villa di Traiano, poi ci siamo interrotti per motivi burocratici diciamo. E quindi abbiamo deciso di dedicarci a questa necropoli che è rimasta dall'84 l'ultima volta che è stata diciamo, indagata nell'84, era rimasta così, senza, abbandonata a se stessa, con le caprette che pascolavano. E quindi abbiamo contattato i proprietari, Roberta e Mauro Rosati hanno fatto diciamo, eh, opera di convincimento, i proprietari molto disponibili eh, e ci hanno consentito di venire a pulire. Quando siamo arrivati la prima volta il 18 giugno era eh, una giungla, praticamente, le tombe piene di sporcizia. Di, eh, pietre e verdure <ride> e erbe di vario tipo e quindi abbiamo prima pulito in quel senso e poi adesso ci stiamo dedicando a ripristinarle in una maniera che, siano più, più possibile che sia più possibile somigliante a come erano in realtà all'inizio, insomma, quando sono state pensate e utilizzate. Un lavoro sicuramente faticoso quello che avete svolto, ma anche emozionante. Molto emozionante, noi veniamo qui, siamo molto sereni, i volontari vengono, stanno sempre col sorriso sulle labbra, perché effettivamente intanto è un bel posto, si vede il mare, anche se si vede la centrale, ma quella non la, <ride> non la nominiamo, non facciamo finta che non ci sia, però è veramente un lavoro molto gratificante, intanto perché restituiamo... E in qualche modo, vita ai nostri antenati che hanno vissuto qui in questo territorio così ricco per, insomma, al tempo appunto degli Etruschi e poi perché possiamo restituire alla città un bene che gli appartiene. Roberta Galletta, eh, 41 tombe se non vado errato, riportate alla luce, quindi. Tanto materiale su cui avete lavorato. Sì, questa è una necropoli che è stata realizzata all'interno di un banco di scaglia che è una pietra proprio originale di questa zona e c'è un altro banco di scaglia che si trova nella zona della Mattonara dove anche lì ci sono altre tombe che sono praticamente gemelle di queste. Questa, però, questa necropoli però è particolare perché ha eh, tante tombe però di tante epoche, quindi mentre quelle sono tutte col Dromos, quindi con la scala e l'ipogeo, la camera, queste in realtà sono a Fossa, in Cenerazione, a Dromus, con la scala più antica, a Tumulo, quindi veramente sono tante ed è una necropoli indagata anche da Pallottino che è stato il più grande etruscologo al mondo e che aveva capito all'epoca l'importanza di questa zona però perché non ha avuto luce no? nel tempo solo la luce dei, dei tombaroli che l'hanno violata per tanti anni perché noi ci troviamo in mezzo a due siti eh, etruschi archeologici eh, che sono patrimonio dell'umanità sono le necropoli della, eh, della banditaccia di Cervetri e, e le, quelle del, de, di Tarquino, per cui non è stato possibile diciamo, dare luce a questa, a, questa, a questa zona, per cui eh, abbiamo deciso noi di riportarla eh, alla conoscenza dei civili da vecchiesi perché sappiamo sempre insomma, che la conoscenza è la spinta più importante per l'amore per, la, per la propria città e quindi devo dire che è stato un impegno importante, sono stati 30, gi 30 giorni d'estate, quindi da giugno fino a settembre in cui noi ti posso anche dire quasi eh, ipnotizzati da una energia positiva che noi sentivamo ogni volta che venivamo qua qui come diceva prima Barbara c'era proprio la giungla e siamo stati veramente molto tenaci e costanti noi due, due altre settimane per eh, tre mesi abbiamo ripulito la, la necropoli abbiamo fatto tantissima pubblicità tra l'altro sui social abbiamo condiviso tutte, ogni volta facciamo le pulizie facciamo questi video e raccontavamo non solo la pulizia ma raccontavamo anche delle notizie circa gli etruschi, quindi è stato veramente un lavoro molto importante. E ci troviamo tra l'altro di fronte ad una tomba, un posto anche un po' misterioso che riporta una, una data specifica. Sì, riporta la data del 1829, che è la data della prima diciamo così, apertura della prima tomba delle 41 tombe che poi note. Tra l'altro c'era anche una, la sovrintendenza qui ha fatto un lavoro importante. C'è da ringraziare sicuramente i proprietari che ci hanno permesso di entrare, ma il lavoro importante l'ha fatto la sovrintendenza il GAR, quindi la dottoressa Zaccagnini che ci ha permesso di entrare, ma soprattutto il GAR con Gianfranco Gazzetti che è il suo presidente che ci ha dato tutti gli strumenti, ci ha dato le indicazioni per poter operare. Oh, noi siamo oggi da nove mesi sezione Ulpia del GAR, quindi Ulpia dedicata a Marco Ulpio Taraiano che è il fondatore della nostra città. Per cui ecco è stato un lavoro di squadra, però devo dire che i volontari sono quelli che hanno realizzato questa pulizia che è stata... Guarda, io adesso vedere questo posto che è col pratino verde quasi all'inglese mi sembra quasi impossibile perché era un posto che era abitato dalle capre, anzi che c'erano le capre perché secondo me l'hanno pure tenuto pulito, però insomma è stato un lavoro molto molto importante. Troviamo all'interno di una delle tante tombe che sono riemerse. Tra l'altro credo una delle più misteriose, perché qua c'è un tunnel lunghissimo, tra l'altro buona parte è inesplorato. Eh, sì, perché è molto basso adesso, perché nel corso degli anni, dei secoli, si è accumulata terra. Non sappiamo precisamente questo conicolo lungo quasi 16 metri a che cosa fosse servito. Comunque, sì, sicuramente è successivo alla tomba. La tomba è una tomba a camera. Con due letti e qui abbiamo sul fondo le iniziali due iniziali TF. Non sappiamo di, di, di chi siano, però sappiamo che Stendhal, che probabilmente ha aiutato Donato Bucci a uh, vendere quello che hanno trovato qua dentro all'epoca, aveva un aiutante che faceva, mh, aveva un cognome che iniziava per F per T, scusami, e quindi un francese come lui. E, e niente, questo cunicolo è inesplorato perché, no, si arriva in fondo, eh, però con molta fatica. Ci sono ai lati ogni tanto delle, come delle nicchie e non sappiamo bene a che cosa sia servito, però pensiamo che sia servito ai, forse ai tombaroli per cercare eh, altre sepolture. Questo, di più, più di questo non sappiamo, non possiamo ipotizzare. Roberta Galletta, è un posto misterioso che stimola anche la fantasia. Beh, diciamo che eh, queste sono cose che noi vediamo sempre in televisione, no? E, e rimaniamo affascinati dalle eh, varie trasmissioni che vediamo. Adesso la, la storia in realtà si comunica soprattutto con i documentari sul posto, però eh, nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Tra l'altro neanche noi sapevamo questa cosa. Nonostante avessimo la, la pianta, non ce eravamo accorti che questo tunnel era stato già indagato e segnato e, ed era pulito. E l'abbiamo scoperto perché eh, noi non siamo tantissimo, siamo una decina di persone. C'era un nostro volontario per Luigi Gabrielli che a un certo punto era sparito. Perché lui diciamo, è quello più attivo insieme a Marco Steppa, sono diciamo i due maschietti che ci hanno aiutato nei lavori, diciamo un po' più forti. E quindi a un certo punto lui era sparito. Allora noi abbiamo chiamato: la, la paura era che fosse scivolato, avesse battuto la testa perché cioè, ci può stare, no? Entri dentro una tomba, non sai quello che trovi. E, e quindi eh, lui era andato già dentro in, in, con lo sprezzo del pericolo, insomma. E quindi noi ci siamo precipitati e ho detto: Guardate, ho trovato una cosa. È stata una cosa molto per noi molto eh, così eh, affascinante, bella, tra l'altro è un cunicolo che è percorribile per 16 metri e quindi insomma ci ha riservato questa spesa, l'altra è stata quella della data, anche lì io l'avevo letta su un libro perché questa, questa necropoli è stata già indagata, studiata, sull'intendenza, c'erano tutte le carte, però poi alla fine si perde la memoria se non viene no, rinfrescata ogni tanto e quindi io avevo letto sul libro che c'era questa data in una delle tante tombe e la scoperta l'ha fatta Marco Sterpa, l'altro nostro grande nume tutelare del Verde, che ha detto ho trovato la data e allora lì abbiamo avuto eh, la conferma: insomma che questa ecco, era già nota. Però quello che ti, ci dispiace è che per tanti anni, come diceva Barbara prima, eh, questa necropoli è stata eh, la casa delle capre. Eh, che è, non è una bella cosa perché è un bene monumentale, archeologico della comunità che non è stata mai. Valorizzata e questo diciamo la responsabilità, però in realtà è un po' delle istituzioni che non hanno mai fatto nulla perché, perché queste cose possono dare lavoro, possono dare sviluppo alternativo, insomma possono dare un respiro diverso alle generazioni che vengono dopo di noi. Manca Pierluigi, però insomma qualcuno eh, dei volontari che hanno ripulito questa zona c'è. Partiamo da questo. Come è stato ripulire questa zona? È stato sicuramente faticoso. Faticoso sì, però... Mh, ritorno un pochettino indietro. Noi siamo, abbiamo insieme a noi una visionaria. Noi la chiamiamo visionaria. In pratica sarebbe, sarebbe Roberta. Roberta ci coinvolge in queste cose. Effettivamente noi siamo venuti... All'inizio un po' titubanti, però mano a mano che scoprivamo queste cose, in pratica, questo che voi vedete, qui era tutto coperto: era tutto pieno di, di sterpagli, alberi, tutta roba secca, logicamente tutte piante secche. Però con Roberta. Abbiamo iniziato a, a capire un pochettino perché ogni tanto viene qualcuno proprio del, di persone che sanno queste cose, che ci spiegano perché ci sono questi tipi di tombe, come sono fatte e tutto quanto. E noi siamo 7-8 volontari però ci... Siamo coinvolti sempre di più. Ogni tomba che, che puliamo eh, troviamo una cosa diversa. E praticamente, eh, più sai ci innamoriamo. Ecco, come volevo dire: più sai ci innamoriamo di questo posto. Poi, è un posto di Civitavecchia, noi siamo Civitavecchiesi ci piace. E vorremmo, come vuole Roberta, perché noi usiamo sempre le parole di Roberta, eh, vorremmo che questi posti vengano eh, valutati per la nostra città. E complimenti per il lavoro che avete fatto perché sono stati riportati eh, completamente alla luce tantissime eh, tombe avete come ha detto anche l'altro volontario eh, ridato questo posto alla città praticamente Abbiamo ripulito, zappato, tolto cipolle, piante, pietre Allontanato le pecore Allontanato, fatto amicizia con le caprette più che allontanato e per me è stata una bellissima esperienza anche perché mi diverto e scopro tanta bellezza ogni volta che vengo ogni volta che vengo sul sito scopro cose, cose diverse nuove bellissime l'avete letteralmente riportata alla luce l'emozione di rivederla adesso insomma rispetto a come eh, era all'inizio quando siete arrivati credo sia tanta. sì abbiamo lavorato tutta l'estate per lo meno io, io sono arrivato con un po di ritardo già allora avevo iniziato quindi e siamo rimasti qui fino al tramonto e, è stato anche emozionante delle volte lavorare fino a sera perché ci siamo divertiti, siamo stati insieme, abbiamo portato ripulito, insomma, perché è tanta bellezza era solo nascosta. Non è... Eccola qua, adesso sotto gli occhi di tutti, parecchie tombe, e non tutte proprio completamente, penso no? che ancora qualcun'altra ci sia da, da, da ripulire, ma stiamo finendo, quindi il grosso del lavoro è fatto. E l'avete ridata alla città, eh, ecco, diamo, lanciamo anche un appello per i cittadini di Civitavecchia per venire a vedere queste tombe adesso che sono state riportate alla luce. Allora, sicuramente eh, è una bellezza che sarà nascosta fino adesso alla città. E noi abbiamo tante bellezze che mh, gli abitanti di Civitavecchia non, non conoscono, non conoscono o, mh, forse indifferenza. Effettivamente lavorare qua sì, può essere anche stancante ma è soddisfacente, poi alla fine tu vedi queste cose, ti senti parte del territorio, ecco, fondamentalmente ti senti parte di, questa, di questo territorio e ne io ne sono orgogliosa a prescindere da tutto. Sulla fatica ci mettiamo la mano sul fuoco, c'è stato qualche momento particolarmente emozionante, qualche scoperta ma che avete fatto? Ovviamente quando abbiamo ripulito la tomba dove c'era la data 1800. Quella è stata emozionante, insomma, scoprire che c'è una data. Quell'altra tomba dove c'era scritto quelle altre due iniziali, e quelli sono stati momenti, insomma, belli, belli che fanno passare anche la fatica, sicuramente. Ed eccoci alla conclusione. Abbiamo fatto una sorta di tour di questa bellissima eh, necropoli che è stata letteralmente riportata alla luce e riemersa praticamente dalla vegetazione. E adesso siamo pronti per le visite. Eh sì, Nell'ambito della festa della storia che si svolgerà dal 14 al 20 ottobre, il 19 e il 20, eh, noi apriremo per la prima volta la città, la necropoli della Scaglia, con molto onore e con, molto, con molta gioia. E Gli orari ancora non li sappiamo o li sappiamo Roberta? Sì, sì. Li sappiamo, adesso Roberta ce li dice. Intanto però lo facciamo un appello ai cittadini, insomma, per venire a vedere questo posto che come detto non è conosciuto. Assolutamente sconosciuto, a parte noi e qualche altro fortunato, non l'ha vista ancora nessuno. Quindi venite numerosi perché è un momento importante anche per la città, pure di far vedere che Civitavecchia ha qualcosa, ha molto, moltissimo e che i suoi cittadini l'apprezzano soprattutto. Ricapitoliamo quindi gli orari delle visite con Roberta Galletta. Sì, allora sono sabato 19 ottobre dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 17 e la domenica 20 dalle 10 alle 13. Poi il pomeriggio la sera ci sarà il collettivo Farnum che farà uno studio, presenterà uno studio sulla valorizzazione di queste tombe. Il posto Roberta Galletta è bellissimo, si vede il mare, c'è qualcosa che ostacola la vista, c'è la centrale davanti a noi, però insomma il posto è scelto per questa necropoli da parte dei nostri antenati è straordinaria. Sì, beh, l'avevano scelto perché sul mare qua tramonta il sole e quindi ovviamente questa necropoli dove tramonta la vita aveva un senso. Io vorrei solo fare una considerazione importante, anche forte, me ne prendo tutte le responsabilità. È da folli, è da folli pensare oggi che nel 2019 bisogna investire sull'olio combustibile, sul carbone, sul gas, è da folli. Aprire altri gruppi, cioè è una follia per il territorio ma anche per chi investe perché è questo il vero petrolio della nostra città. È qua sotto che c'è la ricchezza perché se voi pensate che là passa l'Aurelia... E eh, questo è ovvio che è una miniera d'oro perché qui non ci sarebbe solo lo spazio per chi fa le visite guidate o chi pulisce, ma ci sarebbe lo spazio per chi ha, può aprire un ristorante, può aprire un negozio di souvenir, può aprire eh, un piccolo, una piccola area di storia. Qua vicino c'è la zona dove c'è la Madonnina che ha pianto, quindi questa zona è anche una zona mistica perché se tu consideri che c'è la Necropoli, lì c'è il santuario che sta per essere costruito dalla Madonnina, più avanti c'è l'area dove è avvenuto... Il Miracolo di Sant'Agostino, cioè, voglio dire, è una zona che ai turisti eh, farebbe assolutamente eh, piacere visitare, quindi è questo che bisogna, su cui bisogna investire. Per cui, ecco, noi io dico sempre, dicevo sempre alla fine di ogni no, di ogni pulizia, siate visionari e arriverete ovunque, perché se noi abbiamo la capacità di guardare oltre quella centrale. Oltre quella centrale c'è questo. C'è questa che è la nostra vera ricchezza, il futuro che noi dobbiamo lasciare ai nostri figli. Perché non possiamo pensare di lasciare un territorio martoriato, inquinato eh, dai, insomma, da, dalle, da ormai da, da, dagli attori che hanno eh, praticamente eh, spremuto come un limone il territorio. Adesso abbiamo. Cercare di valorizzare quello che abbiamo e quello che abbiamo è veramente tanto, quindi mettere in rete questo, eh, questo sito con altri è la garanzia di avere un futuro con un'economia sostenibile e ovviamente un, una prospettiva per i nostri figli assolutamente migliore di quella che abbiamo vissuto noi.